Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a Una Montagna di Libri. Sono molto felice di darvi il benvenuto sui nostri canali di YouTube, di Facebook, di Instagram, dove seguite il Festival Letterario della città di Cortina d'Ampezzo, festival che non smette i propri panni durante i nostri mondiali e anche se sapete che ogni giorno parliamo di sport con la nostra rubrica Storie Mondiali. Questo non ci impedisce, in questi giorni anche, di continuare a presentare i libri e gli autori. Una cosa che ci piace continuare a fare con, il nostro calendario di appuntamenti. Scusatemi un secondo, ma ho un ritorno di voce che purtroppo, in questo momento che non è dovuto alla regia. Vi chiedo un attimo solo di pazienza. Eccoci qui. il bello della diretta. Abbiamo innanzitutto da ringraziare i nostri sponsor e dunque innanzitutto quelli istituzionali, la Regione del Veneto e il Comune di Cortina d'Ampezzo per queste nostre dirette e poi in secondo luogo Audi, il nostro main sponsor che ringrazio molto, Converso che segue da Milano la nostra regia. Stavo dicendo che oltre al calendario delle storie mondiali ci piace continuare a raccontare i libri e in particolare chi i libri li fa. E dunque questo appuntamento di oggi in particolare è uno di quegli appuntamenti che mi riempiono davvero il cuore, che mi commuovono per le cose che sono raccontate, ma anche al tempo stesso, devo dire, per il libro che ho avuto il privilegio di leggere, che mi ha anche molto, molto, molto divertito. Come dicevamo un attimo fa con l'autore che sto per presentare, è rara la capacità di non prendersi sul serio, anche quando si sono fatte così tante cose peculiari e profondamente importanti per il panorama editoriale italiano. Così ha fatto nella sua lunga carriera nell'editoria attraverso più case editrici, iniziata con Formenton, con l'editore di Saggiatore e poi passata attraverso diverse magnifiche storie, in ultimo con Bompiani e poi alla fine con La nave di Teseo. Così ha fatto, dicevo, Mario Andreose, che sono molto felice di ri riabbracciare a Cortina d'Ampezzo idealmente, dopo che ci siamo visti di persona ormai un po' più di un anno fa. Ma Mario, è come metterti nel congelatore cortinese, visto che abbiamo temperature molto basse. Sei intonso, lasciatelo dire. Grazie, bello. Grazie e benvenuto a te. Ho in mano Voglia di Libri. Innanzitutto chiedo alla regia se lo mostra, per favore. La copertina, eccola qui, ce l'abbiamo anche in digitale. Io lo stringo qui con me. E dopo Uomini e Libri, che aveva pubblicato qualche anno fa, Mario Andreose aggiunge alla sua memoria storica straordinaria di incontri letterari, ma anche di sue personali letture, quindi non incontri necessariamente in carne ed ossa, anche incontri attraverso le pagine. E la bellezza della letteratura è che gli uni non sono più importanti degli altri, questa è la cosa affascinante. E a volte ogni tanto anche, potrei aggiungere, ma questa è una nota mia, ogni tanto anche la delusione. A volte amiamo così tanto un autore attraverso le sue pagine che poi l'incontro di persona non è che necessariamente debba essere all'altezza dell'incontro di parole. Ebbene, ce l'ho anche qui con me. Aggiunge, dicevo, attraverso Voglia di Libri un'altra grande lunga pagina. Libro magnifico di incontri con tanti autori e con tanti personaggi. Caro Mario, innanzitutto ti chiedo, prendendo spunto dalla introduzione che tu poni all'inizio del libro, che riguarda il tempo difficilissimo che stiamo vivendo, tu fai un discorso molto intelligente, dici la voglia di libri, nonostante, la pandemia e nonostante il momento cupo, non si è estinta. Il che è interessante anche perché ci sono molti che confessano invece di non essere riusciti a leggere come prima e di non amare il panorama editoriale come prima a causa proprio delle condizioni di claustrofobia in cui si trovano. E invece forse proprio questa claustrofobia, questa detenzione forzata in te ha dato lo spunto e la scintilla per tornare su momenti molto, molto, molto felici di una lunga vita passata tra i libri. Perché la tua voglia di libri non si è estinta nonostante il momento che stiamo vivendo? Ma abbiamo avuto una partenza, diciamo, dell'anno scorso drammatica, quando la chiusura delle librerie, la chiusura di tutta la filiera editoriale ha di fatto interrotto il nostro lavoro, la nostra vita. E non sapevamo quanto sarebbe durato, cosa sarebbe successo. Nel frattempo i libri rimanevano chiusi a magazzino e i lettori
si sono rifugiati una buona parte nella lettura del libro elettronico, oppure riuscendo a ricevere i libri di carta a casa attraverso delle ditte che vendono per corrispondenza. Ma la cosa poi ancora più bella che si è verificata è stato quando è stato interrotta la nostra, provvisoriamente purtroppo, la nostra prigionia, e si sono riaperte le librerie. I lettori sono accorsi festanti, sono entrati, facevano la coda per entrare in libreria proprio perché denunciavano una crisi di astinenza proprio di rapporto col libro e con la libreria stessa, variopinta, con offerta straordinaria. Ed è per questo che l'ha potuto affermare in apertura di questo mio libro, che la situazione drammatica che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo non ha tolto ai lettori la voglia di leggere. È così. E aggiungi anche il fatto che poi c'erano dei bravissimi librai che anche col negozio chiuso rifornivano i loro clienti abituali dei libri che chiedevano. Quindi in una certa misura, miracolosamente, l'industria, perché è giusto chiamarla col suo nome, l'industria editoriale ha sofferto molto meno di altre attività produttive. E questo molto è bello, un bene. Molto onesto che tu lo dica e lo riconosca. No, è un paese nostro nel quale tutti si piangono addosso, mentre per voi le cose sono state sicuramente difficili, ma magari meno di altri. Devo dire, bisogna essere grati in particolare alla nave di Teseo, nella quale tu lavori a strettissimo contatto con Elisabetta Sgarbi, un sodalizio il vostro che dura ormai da decenni e che è passato attraverso la figura fondamentale di Umberto Eco, che ritorna continuamente in Voglia di Libri. Vi chiarisco subito che da lettore ho trovato che se c'è un vuoto nell'animo di Mario Andreose, forse il vuoto più grosso e più consistente, e non è solo una questione di consistenza fisica di colui che se n'è andato, ma soprattutto di quello che ha rappresentato emotivamente, spiritualmente e intellettualmente per Mario Andreose, questo è sicuramente Umberto Eco. Dicevo, ci avete fatto una grande buona compagnia durante la quarantena, e per iniziare subito con le danze editoriali, il libro che in assoluto più mi ha fatto compagnia, lo devo dire, nel corso del 2020, di quelli pubblicati dalla Nave di Teseo, è stato sicuramente l'ultimo libro di Woody Allen, che peraltro qui, che è A proposito di niente. Caro Mario, se vuoi possiamo iniziare da lui, anche se non è il primo in ordine cronologico. Io prima ho citato Formentor, ma avrei dovuto citare Alberto Mondadori innanzitutto per primo con Il Saggiatore, e poi evidentemente ci sono stati gli altri, e devo dire un panorama che ti ha attratto su Milano, anche se tu sei veneziano innanzitutto, quindi sei vicino a noi come dato biografico, come prima cosa, come primo passo. Dicevo Woody Allen, però se vuoi iniziamo da lui, perché la cosa che più mi ha divertito che tu racconti nel libro è che Woody Allen in qualche modo Umberto Eco, quando lo scopre come possibile autore da lanciare sul panorama italiano, Umberto Eco si ritrova delle obiezioni che adesso nessuno farebbe, cioè che Woody Allen non era abbastanza conosciuto. Mi ha molto divertito questo. Quello di Woody Allen, come giustamente metti in evidenza tu, è stato uno dei tanti legami ed eredità che ho ricevuto da Umberto Eco, e fortemente condiviso con Elisabetta Sgarbi, che è riuscita, nonostante Woody Allen fosse stato pubblicato da un altro editore molto bene, dalla Bompiani, non dimentichiamo che Umberto Eco ha lavorato come editor alla Bompiani per 17 anni prima di approdare all'università, e abbiamo trovato che i primi libri del grande cabarettista, di scrittore, di umorista che era Woody Allen, se n'era accorto Umberto Eco in una collana che lui dirigeva, lui che aveva una collana di filosofia, di scienze umane, di semiotica, e da studioso apocalittici integrati, in cui coniugava l'arte alta cosiddetta con quella bassa. Un'altra collana si chiamava l'Amletica Leggera. Nell'Amletica Leggera aveva
pubblicato sia i cabarettisti italiani come Villaggio e come altri autori, ma soprattutto aveva scoperto Woody Allen, che era totalmente sconosciuto, e ha avuto difficoltà a pubblicarlo perché la direzione commerciale diceva: sì, vabbè, è molto divertente quando lo legge, ma non lo conosce nessuno. E successe che un film in particolare di Woody Allen, Provaci ancora Sam, scoppiò un grande successo che gli diede la fama. E immediatamente Umberto, questa è una sequenza del film quando Humphrey Bogart suggerisce a Woody come sedurre Annie Hall, che ha alla sua destra. E Umberto ci si buttò subito, e noi abbiamo ereditato questo. E quando abbiamo fondato la nave di Teseo nel 2015, Umberto aveva solo 2 mesi di vita e volle fondare la sua casa editrice per sottrarsi a una logica di fusione capitalistica che non potevamo, che né lui e noi non potevamo accettare. Elisabetta è riuscita, nonostante Woody Allen avesse tutti i suoi libri, come Umberto Eco aveva tutti i suoi libri alla Bompiani, è riuscita ad accaparrarsi questo capolavoro assoluto che è la sua autobiografia, A proposito di niente, che è un magnifico titolo in cui tutti ci siamo divertiti. E nota bene, quando parlavamo della rinascita nella primavera, tarda primavera, dell'anno scorso della libreria, la nave di Teseo protagonista, il primo libro pubblicato con la riapertura delle librerie è stato proprio il libro di Woody Allen. È così, ecco, peraltro il libro nel quale potrete scoprire come uno che avrebbe potuto abbandonarsi a un memoir nostalgico, indulgente, assolutorio e così via, continua a fare semplicemente ridere, che è un'altra grande lezione che attraverso Umberto Eco abbiamo avuto da Woody Allen con i suoi libri, libri che funzionano innanzitutto, libri che fanno ridere. Senti, in quegli anni, in quella magnifica collana che hai citato con quel nome spassoso e chiano, passano anche varie altre cose, no? Abbiamo già saltato le tappe cronologiche, nel senso che poi tu nel libro parti da una storia molto antica. Il grande Marcello Marchesi, ad esempio. Marcello Marchesi, il più grande battutista che abbia avuto la televisione italiana. Ecco, ecco qui la sua immagine. E per pubblicare quei libri Umberto Eco si divertiva tantissimo, credo che facessero a gara chi inventava perché anche lui aveva un talento comico innato con cui deliziava gli amici all'osteria o in vacanza, così, quando improvvisava addirittura degli spettacoli, come dire, di arte varia, con per esempio il pittore Tadini, con Berio, il grande musicista, perché c'era la parte musicale e la parte teatrale, con Furio Colombo e Gaia Ulenti che faceva le scenografie del teatro, delle marionette, dei burattini anzi, ed era una cosa che nelle vacanze, 2 o 3 giorni di vacanza d'estate, il Ferragosto oppure il Capodanno, erano degli appuntamenti esilaranti, irresistibili, e quindi ho avuto la fortuna di partecipare da spettatore. Senti Mario, il tuo libro si apre prima di una serie di bellissimi ritratti di autori, alcuni dei quali tu hai conosciuto di persona e altri non necessariamente legati a te da progetti di libri da fare in Italia, si apre con una sorta di tripartizione delle tue avventure editoriali, come le chiami. La prima dal 1959 al 79, la seconda dall'80 all'86, quindi centrando in pieno la prima fervida e, diciamo così, anche rutilante fase degli anni 80, almeno in Italia,
e poi la terza dal 1987. Perché l'hai divisa in queste tre parti, la tua vita di editore? Perché corrispondevano a delle stagioni successive, è una specie di cronologia ragionata, di esperienze diverse, cioè in un crescendo oppure in una diversificazione che per me è stata una, come dire, una grande fortuna perché mi ha sempre evitato la noia e la ripetizione, perché passando dall'esperienza prima del saggiatore di Alberto Mondadori, una casa editrice di saggistica di alta cultura che aveva sprovincializzato la cultura italiana, importando dei protagonisti del pensiero e delle scienze umane da tutto il mondo, dalla Francia, dal mondo anglosassone, dalla Germania, e che aveva come collaboratori i più bei nomi della cultura italiana del tempo. Era il direttore letterario Giacomo De Benedetti, il mio maestro, c'era come storici dell'arte Giulio Carlo Argan e Bianchi Bandinelli. E c'era il filosofo, gli allievi della scuola di Milano, tra Enzo Paci, Remo Cantoni, sono stati le persone con le quali ho lavorato come giovane garzone di bottega. E da lì poi invece sono passato alla casa madre, alla Mondadori, a Verona, con un mestiere totalmente diverso che riguardava le edizioni d'arte, le edizioni libri per bambini, ma con una. Paradossalmente, nonostante mi fossi lasciato alle spalle una esperienza in cui i maestri erano di un fascino e di un'altezza mentale assoluti, in questa nuova fase invece dovevo io essere più protagonista, inventarmi delle cose, dei libri, delle collane che poi venissero stampate dalle officine Mondadori e distribuite in tutto il mondo nelle varie lingue. Lì è stato un cambio di casacca che mi ha veramente dato un'esperienza totalmente diversa. Nella stagione successiva, invece, torno a Milano anche lì con una immediata immersione nel mondo della grande editoria, anche in termini di quantità, perché dalla Mondadori sono passato al gruppo Fabbri, che in quel momento era protagonista, per esempio, dell'edizione nelle edicole. Vi ricorderete i fascicoli Maestri del Colore, la Bibbia illustrata, ma anche lì, però, con una diversificazione, perché nei gruppi c'erano altre case editrici, tra cui la Bompiani, che a partire proprio dai primissimi anni Ottanta mi viene data per gestire anche questa parte editoriale, che era libri d'arte, libri illustrati, libri per l'infanzia e la letteratura e la saggistica di una casa editrice come la Bompiani. Quindi, e poi l'ultima stagione, quella con il gruppo della Rizzoli, Corriere della Sera, perché nel frattempo il gruppo Fabbri, le fusioni sono sempre state sullo sfondo del mio lavoro, ma non solo il mio, perché fanno parte della storia dell'industria editoriale. La fusione tra il gruppo Fabbri e del Rizzoli aveva creato questo gigante, però io nel frattempo avevo cambiato di nuovo mestiere, avevo lasciato la direzione editoriale della Bompiani a Elisabetta Sgarbi ed ero diventato il direttore letterario dell'intero gruppo Rizzoli, Corriere della Sera. Ecco, questo è stato una, in queste pagine che tu hai evocato, cioè, è stato un po' raccontare una cronologia ragionata della mia esperienza editoriale, che ha tenuto sempre la noia fuori dalla porta. Senti, com'è avvenuto il tuo primo incontro con Umberto Eco? Questo mi importa che lo raccontiamo a chi ci ascolta. Il mio primo incontro, beh, l'avevo già incontrato in altre occasioni,
è inevitabile che lo conoscessi già. Il mio incontro è stato con una persona che come l'avessi già conosciuta da sempre, e in una certa misura era vero, perché leggevo i suoi scritti, leggevo i suoi libri, quindi, e in più aveva il vantaggio rispetto ai maestri che avevo incontrato e con i quali avevo lavorato, e altri che incontrerò successivamente, aveva la caratteristica di essere un maestro mio coetaneo, cioè aveva solo 2 anni più di me, quindi era per certi versi un incontro alla pari in termini di sensibilità, certamente non per in termini di bagaglio culturale e di esperienza. E quindi è stato un incontro facilissimo, perché parlavamo lo stesso linguaggio, lui evidentemente a sua volta ha riconosciuto in me un interlocutore che poteva andare bene per gestire la sua opera anche in veste, direi, di agente, perché quando arrivo io Il nome della rosa era stato pubblicato da 1 anno ed era già un fenomeno editoriale, però la diffusione all'estero me ne sono occupato io, perché era ai primi passi le traduzioni e coincideva con il fatto che era pronta l'edizione in lingua inglese, per cui questo libro, diciamo la verità, anche non facile da leggere, l'italiano lo leggevano pochissimi, e invece quando io comincio ad occuparmene esisteva la traduzione in lingua inglese, per cui è dilagato in tutto il mondo, perché potendo leggerlo in inglese gli editori di 40 lingue hanno potuto innamorarsene e io ho potuto venderne i diritti. Ecco, quindi con lui è stata un'immediata immersione nell'impresa del nome della rosa, ma poi anche ha continuato a lavorare e pubblicare, e da lì in avanti mi ha reso protagonista nell'editoria internazionale, per cui dico nel mio libro, quando vado a Francoforte il primo anno, ero già andato prima quando lavoravo nelle altre case editrici, ma quando sono andato come editore di Umberto Eco ero l'uomo più ricercato della fiera. Sì, tra l'altro se leggerete nella parte dedicata a Umberto Eco, c'è il ritratto che Mario Andreosi intitola giustamente Ritratto di Umberto Eco da giovane, ma poi ci sono i ricordi e gli aneddoti di Francoforte, quel bellissimo gioco di parole che Umberto Eco faceva, visto che a Francoforte c'era andato in occasione della Buchmesse, che è la grande celebrazione, il tempio dell'editoria europea, forse in parte anche mondiale, con i suoi riti, i suoi alberghi, di cui Mario Andreose parla molto bene, quel grande albergo nel quale ci si incontrava e si celebravano cose, si costruivano relazioni, si intessevano rapporti, e che Umberto Eco aveva soprannominato il viaggio di bozze, perché quando ci andò con la moglie appena sposato contemporaneamente lavorava ai libri. Senti, ti devo chiedere riguardo a lui 2 cose. La prima, innanzitutto, visto che abbiamo illuminato da una parte il libro, forse, però potrai tu correggermi che ne sai più di me, se non il più tradotto e il più letto dei libri italiani di questi ultimi decenni all'estero, uno dei più, adesso non so dove collocarlo nella classifica, ma insomma un libro che ha avuto una enorme risonanza internazionale, Umberto Eco, ben fuori d'Italia. Però poi anche viceversa, soprattutto nella prima parte della sua vita, tutti i libri che Umberto Eco ha avuto il fiuto di portare in Italia. Prima abbiamo citato Woody Allen, ma potremmo citare Schulz con i Peanuts. Ecco, qua abbiamo un'edizione storica bellissima, che anch'essa ho in casa, peraltro, di sempre caro mi fu questo Armocolle con Snoopy. È stato più un importatore o un esportatore di cose buone e di idee, Umberto Eco, secondo te, Mario? Come citavo prima, Apocalittici Integrati, che è stato il saggio che l'ha fatto maggiormente conoscere e che gli ha consentito di sdoganare la cultura cosiddetta bassa, che è quella dei fumetti e dell'umorismo e della
narrativa di intrattenimento. Lui lavorava e si divertiva con gli amici di Linus, ecco, la rivista Linus, al quale hanno lavorato fiori degli intellettuali, non solo lui, ricorderei Oreste Del Buono, per esempio, che era anche lui, faceva parte della squadra, e Gandini, Giovanni Gandini, che è stato il fondatore, quello che poi ha fondato anche la casa editrice Milano Libri, dove sono approdati le più importanti fumetti. Umberto Eco ha scritto una meravigliosa introduzione a Hugo Pratt, La ballata del mare salato. Se voi comprate questo capolavoro di Hugo Pratt, c'è questa prefazione di Umberto Eco. Per cui il suo importare il meglio della cultura internazionale nelle discipline che gli erano più familiari, come i grandi critici d'Oltralpe, Foucault, Roland Barthes, Sartre, che pubblicava nelle sue collane, non solo, o di filosofia e di scienze umane in generale, ma anche i fumetti che tu hai citato, i Peanuts, su cui ha scritto un saggio, anche quello lì pubblicato nella raccolta dei Peanuts, e che dà la misura dell'ampiezza del suo orizzonte culturale. Senti, un altro personaggio che mi è particolarmente caro da citare, visto che ti parlo, come sai, da Cortina d'Ampezzo, luogo che tu conosci molto bene, sei un abituale frequentatore della libreria Sovilla, oltre che, volendoci proprio fare molta autopubblicità, anche di una montagna di libri, ma anche dei grandi alberghi di Cortina che tu conosci. Infatti mi hai subito fatto una chiosa quando te l'ho citato. Insomma, arrivo al nome, parliamo per un attimo di Saul Bellow, il quale non è sempre ricordato alla pari dei frequentatori di Cortina, per esempio di Ernest Hemingway o anche di Edward Morgan Forster, che è passato di qua tra queste nostre montagne. Io devo dire, ho in mano qui una guida a Cortina molto bella, pubblicata dal piccolo editore Leboro, di Roberta Scagliarini, che si intitola Cortina dicono di lei, e io, grazie innanzitutto a Cortina dicono di lei, ho scoperto anche meglio che cosa aveva fatto Saul Bellow quando negli anni 80 frequentava la nostra Cortina, e in A Theft la ricorda anche, c'è una pagina nella sparizione di Saul Bellow, che è dell'89, in cui viene citato, ci vengono citati i prati dietro all'Hotel Cristallo di Cortina d'Ampezzo. Ma ovviamente, quando io ho detto Saul Bellow, Andreosi non mi ha neanche lasciato finire la frase, perché ha detto Hotel Cristallo, ovviamente. Ho detto assolutamente, Mario, so bene che sai molto più di me. Parliamo un attimo di lui, no? Perché la cosa divertente è che, sfogliando il tuo libro, uno si imbatte in questo grande, grandissimo della letteratura nordamericana, e però ci si aspetta un tuo incontro e così via. Invece la bellezza, forse la poesia di questo, è che il tuo è semplicemente un tributo, se non ho capito male. Sì, anche perché è uno di quegli autori che io ho amato molto e che ha un posto importante nella storia della letteratura mondiale, che però ho sentito il bisogno di parlarne, perché mi indispettisce il fatto che la sua opera non abbia la diffusione dei suoi coetanei o quasi coetanei, come tu hai citato Hemingway, i cui libri vengono continuamente letti e diffusi, mentre Saul Bellow è diventato più un autore di nicchia, cioè c'è i lettori che lo adorano e io cerco di raccontarne un po' quali sono gli spunti più importanti del suo valore letterario. Ma ecco, mi pare, ho azzardato l'ipotesi che abbia avuto minore fortuna commerciale, per chiamare le cose con il loro nome, perché i suoi libri non hanno generato il film. Beh, la maggior parte degli grandi narratori americani sono stati gratificati dal fatto, pensiamo a Fitzgerald, ogni tanto ci sono i remake del Gatsby, eccetera. Invece bello proprio per la complessità, che anche fa parte del fascino letterario, la complessità della
la ricchezza della sua scrittura, che lui che è francofono all'origine in Canada, che viene vive a Chicago, diventa uno scrittore di Chicago, frequenta anche la malavita, i ragazzacci di Chicago, impara quel gergo, per cui la sua lingua ha una ricchezza e delle sfumature bellissime, però le trame non si prestavano evidentemente alla spettacolarizzazione che altri suoi colleghi hanno. Allora ho sentito il bisogno di rendere un tributo proprio perché... Ti ho portato l'incipit che tu citi peraltro nel libro, se vogliamo mostrare l'unica citazione che abbiamo portato, perché è talmente bella, delle avventure di Edge March del 53, e in cui lui scrive, ovviamente è il protagonista a parlare come se fosse nato a Chicago, cioè il protagonista è nato a Chicago, perdonatemi, mentre come ricordava Mario Andreose, Bello era nato franco-canadese, sono un americano nato a Chicago, quella tetra città, e affronto le cose come ho imparato da solo, in tutta libertà, e le racconterò a modo mio. Primo a bussare, primo a entrare. A volte un colpo innocente, a volte non proprio innocente. Effettivamente un incipit fulminante. Bellissimo. 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 Se tu racconti peraltro di Saul Bellow o anche delle sue abitudini personali. Mi sono segnato dal libro di Mario Andreose dei 5 matrimoni di Saul Bellow, si sa, delle innumerevoli altre conquiste, si sa, un po' e un po' meno, e nota Mario Andreose, il terreno di caccia lui più congeniale era quello universitario nell'ambito sia del corpo docente sia di quello discente, dunque tra le allieve, e giova ricordare che l'ultima figlia, Saul Bellow, che è morto nel 2005, l'ha avuta 85 anni, trascorsi all'insegna del politicamente scorretto, come tu ricordi, e anche di certe battute che sono assolutamente irriferibili, no? No, anche se non ha avuto grande successo nelle vendite, però nella vita sentimentale ha avuto, e poi erano tutte giovani, belle e ricche talvolta. Ma la cosa divertente di questa sua carriera sentimentale è che voleva, quando si finiva una storia, rinasceva, però la sua parte dove aveva l'età di quella con cui aveva iniziato, quindi inevitabilmente sempre più giovani. Calava all'indietro. È il miglior caso di ringiovanimento che abbia mai sentito. Possiamo dirla la più misogina delle sue battute, però è anche divertente, è terribile, sia ben chiaro, poi soprattutto circondiamola delle dovute precauzioni, ma Saul Bellow, pur col suo genio, era uno che arrivava a dire le donne mangiano insalata e bevono sangue. Ma aveva le sue ragioni, perché voi avete un'idea cosa significa divorziare in America se sei un uomo famoso che ha vinto il Nobel e che presumibilmente hai degli introiti. Quindi per divorziare devi dare degli alimenti. Se le devi dare 5 volte hai voglia di doverti dissanguare, che poi sia colpa delle signore è discutibile, però la ragione era questa, certo. non era un'osservazione di carattere draculiano, era proprio tirar fuori gli alimenti. Ecco, precisamente. Senti Mario, siamo arrivati a uno dei punti che ho atteso di più della nostra chiacchierata, perché in realtà devi sapere che io un anno e mezzo fa sono andato in pellegrinaggio al Grand Hotel di Rimini, non solo per i ricordi di Amarcord, per i ricordi felliniani, ma a dir la verità, se accetti questa primogenitura, ancora di più perché lessi su Dagospia una cosa che poi è confluita magnificamente in Voglia di Libri e che riguarda il mitico Pier Vittorio Tondelli, di cui qui abbiamo la copertina della prima edizione di Rimini, 1985, capolavoro assoluto di Tondelli, anche se, come tu ben ricordi nel libro, i critici osservarono che questo è stato un libro che occhieggiava a un certo tipo di pubblico e che in realtà forse Camere separate, altri libertini, altri suoi libri precedenti erano dal punto di vista letterario forse ancora superiori. Ciò nonostante, per me è stato un libro a cui mi sono affezionato tantissimo, qua ce l'ho in una delle sue
edizioni più recenti, a dire la verità. Ebbene, però vengo al punto, perché vado al Grand Hotel di Rimini? Perché dovete sapere che Mario Andreose è stato testimone, stavo per dire protagonista, ma guai mai, testimone di una delle più clamorose presentazioni di libri, forse quella che in assoluto chiunque di noi organizzatori letterari ambisce ad avere almeno una volta, vorrebbe poter inanellare e mettere nei propri ricordi, ma ahimè, noi arriviamo al massimo a qualche presentazione all'Hotel Miramonti molto bella e molto distinta, mentre lì altro che distinti, erano tutti discinti, anzi è successo un po' di tutto. Ci ricordi un po' che cosa successe per la prima nazionale con il mitico D'Agostino, Allora, Roberto D'Agostino di Rimini, devo dottore? precisare innanzitutto che era uscito il Resto del Carlino, che è il giornale locale, con il titolo I Lanzichenecchi al Grand Hotel, cioè come se fossero arrivati i barbari e ne avessero combinate di tutte. È un po' anche vero. Però devo dire che anche qui c'entra la zampino di Elisabetta, giovanissima, appena arrivata come ufficio stampa, perché ecco, questa presentazione frutto dell'iniziativa che Elisabetta aveva preso con alcuni suoi amici emiliani che io non conoscevo e lei sì, e dice: ma perché non presentiamo a Rimini i racconti di Rimini per Vittorio Tondelli? Benissimo, allora si fa una lista di invitati e poi quando arriviamo, c'era una canzone che era stata anche composta, bellissima, e nel frattempo che aveva pure il titolo di Rimini. Io non ricordo il nome del musicista e neanche della cantante, però c'era una convergenza di creatività incredibile, ma soprattutto c'era la regia La cantante, di D'Agostino, la poi cantante, scusami, ti la interrompo perché cantante. la cantante l'ho appreso attraverso il tuo libro, in realtà, era Lu Colombo, e anche qui le connessioni con Cortina sono infinite, perché tu sai che la colonna sonora non ufficiale dai tempi di Vanzina in avanti, di Cortina d'Ampezzo, ovvero la prima che viene suonata alle mitiche serate del VIP prima della pandemia, quando si aprono le danze, è Maracaibo, sempre di Lu Colombo. Magari non è necessariamente il punto più alto della musica leggera italiana, ma è proprio questo il bello, no? Questa commistione di alto e di basso che ritorna, prima citavi Eco, insomma, siamo sul genere. Comunque la cosa è un po' precipitata o forse esaltata dal fatto che in realtà poi gli invitati superavano di 400 unità quelli che noi avevamo messo nella lista. E quindi sono arrivate delle orde di buontemponi, di ragazzini giovanissimi che erano dei fan di Pier Vittorio. E la musica, e poi si sono verificate delle scene che mi ricordavano, tanto per restare in tema, di Fellini, che mi ricordavano il finale della Dolce Vita, con queste danze forsennate, la musica e la sfrenatezza anche nei comportamenti, insomma, un casino meraviglioso. È stata una cosa che ha avuto una risonanza, e questo. La cosa bella che Pier Vittorio Tondelli, che era così timido e per certi versi molto, molto tormentato dai suoi dubbi, dalle sue scelte, dalla sua vita, con questo libro ebbe una fama e un successo anche economico che prima non aveva, pur avendo avuto un esordio da un punto di vista critico e letterario, con altri Libertini e Pao Pao. Però il libro che gli ha dato la fama e che questo lancio nell'hotel Fellignano e con questa festa sfrenata ha avuto una risonanza che è diventato il vero Tondelli è stato allora. Poi purtroppo sappiamo che è stata una cosa non di lunga durata perché è incappato in un incidente che ce l'ha tolto. Però questa festa gli aveva dato la felicità e il successo e questo è stato molto bello per noi e per lui, Beh, sì, secondo me. io non posso, adesso tra un attimo ti chiederò ancora una cosa,
più letterarie su Tondelli, ma io non posso non leggere le poche righe bellissime, vividissime che Andreosi ha scritto su quella festa. Avete appena visto Roberto D'Agostino che si presentò con un turbante, cosa di cui so che D'Agostino va tuttora molto fiero. E la festa si scatena, scrive Mario Andreose, si beve, si balla, si fuma di tutto. Ci sono artisti, designer, stilisti, critici letterari e critici d'arte reduci dell'inaugurazione della mostra Anni 80, catalogo Mazzotta, del tutto in sintonia con la serata. Autorità civili e militari, inciso mio, non di Mario Andreose, il dettaglio dei militari, se uno legge per esempio Arbasino, non è irrilevante, ma soprattutto giovani ex impegnati con un look alla Frigidaire, esultanti checchine, termine tondelliano, casalinghe in libera uscita e nobildonne, traballanti rocchettari e lunari adepte di Saffo. Insomma, un tableau vivant, si direbbe, di un potenziale capitolo aggiuntivo di Rimini. E credetemi, Andreose ci è andato con leggerezza. Se poi leggete quello che scrive ad Agostino, ne avete un ritratto più da satirico, ecco, mettiamola così. Senti, Sì, parliamo però un guarda. attimo di quel libro di Rimini. Ti voglio chiedere, tu hai tutto un ragionamento molto, molto intelligente sull'evoluzione della scrittura di Tondelli. Qualche giorno fa avevamo qui a una montagna di libri un autore che ha appena esordito, che è Gianluca Nativo, con un libro molto bello, e Gianluca Nativo su Tondelli mi ha detto: Camere separate per me è stata una sorta di testimone da prendere, perché lì ci ho trovato, ovviamente il concetto di letteratura emotiva che sappiamo, il sound della lingua e tutta una serie di cose che poi mi sono state preziosissime nello scrivere. Poi lui ovviamente non ha dato giudizi su Rimini, ma ti dicevo, è inevitabile sempre dire di questa sorta di esplosione e anche un po' di cedimento al pubblico, tu un po' lo scrivi anche nel libro, che Rimini è stato. Come lo metti all'interno della produzione breve e così intensa di questo straordinario autore italiano, Rimini? La sconfessione di quello che aveva scritto prima o un altro bel capitolo? Beh, è un capitolo a sé stante e in cui lui dichiaratamente avvertiva l'influsso di autori americani. Gli autori americani, naturalmente i classici della generazione perduta, ma anche i suoi coetanei. Cioè, lui sentiva il bisogno di narrare storie di una terra. Pensava che la Riviera Romagnola sarebbe diventata la California da un punto di vista letterario, non solo turistico, diventasse la terra appunto dei grandi narratori. Era il momento in cui aveva subito anche il fascino dei racconti di Piero Chiara, che era uno scrittore italiano che in quell'epoca era all'apice del successo. Ma soprattutto, ecco, questa, e poi la colonna sonora, cioè il fatto che avesse, anche questo sull'esempio di importanti scrittori americani, che ci fosse questa fusione, la fusion proprio all'interno del racconto di tutti quei erano le suggestioni che a livello internazionale gli venivano. Lui è un grande cultore della musica, era attento al giornalismo, scriveva sui giornali come rockstar, ed aveva insomma, una sensibilità, un'attenzione che si apriva verso altri orizzonti culturali. Dopo, questa cosa è un pochino rientrata, ma purtroppo perché ha conosciuto drammaticamente un impatto con la malattia che l'ha fatto riflettere su altri campi, anche su quello religioso, per esempio. Invece con Rimini voleva esplodere e la cosa gli era riuscita a livello proprio anche internazionale. Per esempio in Francia lui, Alceil, era uno scrittore molto 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 stimato. E diciamo che Rimini
non so se sia il suo libro migliore, ma però certamente è il libro che gli ha cambiato la vita, che gli aveva dato una risonanza che prima non aveva, e poi è riuscito anche a produrre cose più pensate, più sofferte, più che pensate, perché Rimini è piena di pensiero. E quindi la sua stagione, stiamo che Rimini si incentra nella sua stagione più felice, poi purtroppo inizia suo malgrado il declino. Eh sì, sappiamo peraltro che arriverà purtroppo per il povero Tondelli di lì a poco, declino fisico si intende in questo momento. Mario, siamo davvero in chiusura di questa nostra bellissima conversazione e abbiamo preso così pochi autori dentro nella nostra rete, ma tanto li lasciamo a chi leggerà il tuo libro. Un ultimo però al quale volevo che tu dedicassi qualche parola è Alberto Moravia, che questo sì è come entra anche a livello di rapporto personale. Alberto Moravia da giovane, anche qui così si intitola il capitolo che tu gli dedichi, si apre con questa brevissima e fulminea citazione da Moravia stesso, quando il 6 febbraio del 1932 scrive all'Alberto Morra, all'amico Alberto Morra di Lavriano: se questa è la giovinezza, vorrei che passasse presto. Senti, ci dici quello che vuoi regalarci su di lui? Beh, tanto per cominciare, la giovinezza di Alberto Moravia si colloca in buona misura a Cortina d'Ampezzo, però in un sanatorio per tubercolosi, perché il poverino era stato colpito dalla tubercolosi ossea, che viene curata soprattutto a Cortina. È lì, in quell'occasione, che lui scrive uno dei suoi racconti più belli. Era un adolescente, l'inverno di Malato, e lo scrive nel sanatorio di Cortina. Ma non solo per quello, ma anche posso dirti che lui mi aveva, credo non solo a me, insomma, mi aveva raccontato, ma diceva: io da giovane avevo pochissimo, ero sempre tormentato, a parte appena uscito dalla malattia, ma anche gli inizi di scrittore, che sono folgoranti, perché pubblica nel 29, cioè a 22 anni, il libro, il romanzo che gli dà la fama internazionale, che rimane per molti il suo capolavoro, però con una situazione esistenziale dove aveva pochissime gratificazioni. Lui, soprattutto nel suo rapporto tormentato con le donne, la prima parte della sua vita gli attribuisce proprio una cosa piena di frustrazioni, perché lui impetuosamente vorrebbe subito avere un rapporto stabile, però per il fatto che è malato, per il fatto che aveva un cognome ebraico, questo conta molto, perché lui frequenta la buona società, viene invitato dappertutto, e quando si innamora di, non so, di una contessina, perché può capitare anche questo, e questi due giovani che probabilmente sarebbero stati bene insieme, ma la famiglia si oppone, perché con quel cognome come si fa? Siamo nell'epoca fascista, ovviamente. Quindi tra le frustrazioni sentimentali, l'impossibilità di scrivere dopo il primo successo, perché quando dal 29 al 32, quando arriva il fascismo, continuare la carriera di scrittore non gli è facile. E poi invece, quando finalmente si avvicina più all'età matura, lui lì parte per la per diciamo l'empireo della gloria, e quindi anche delle grandi storie d'amore, prima con Elsa Morante, prima di tutti. Beh, per questo lui della giovinezza aveva scritto questa cosa che tu hai letto, che è molto efficace. E poi però, appunto, dice: io dai 50 anni in su ho avuto una vita più felice. Pensa cosa significa, pur essendo l'autore degli Indifferenti invitato dappertutto, però aveva ricevuto tanti rifiuti, oppure anche per il suo carattere
aveva un'instabilità sentimentale che poi lo leggiamo nei suoi romanzi, dove ci sono appunto tutti questi spunti. Guarda, in chiusura della rubrica delle lettere, della raccolta delle lettere tra il 26 e il 40, pubblicata da Bompiani, che si intitola proprio "Se questa è la giovinezza, vorrei che passasse presto", mi sono portato questa citazione cortinese. Alberto Moravia scrive: "Cortina mi piace molto, è grandiosamente cinta di montagne, è magnificamente verde, ma chissà quando potrò percorrere quei prati che ora mi fanno tanta gioia". Lo sappiamo perché appunto, come ricordava Mario Andreose, era qua al Codivilla. Mario, ricordando che Voglia di Libri si trova evidentemente innanzitutto nelle librerie, noi abbiamo a Cortina la libreria Sovilla, poi c'è anche la libreria della cooperativa di Cortina, lo trovate in libreria, questo libro magnifico di Mario Andreose, divertente, questo viaggio che ci porta a fare insieme con lui. Ti voglio fare un'ultima domanda alla quale ti chiedo di rispondere al volo. Parlando con un amico editore una volta, lui mi ha detto: "Sai, fare il mestiere dell'editore è un mestiere furtivo". Sottoscrivi o respingi questa raffigurazione, nella quale alla fine in ogni caso si traffica? Lo sottoscrivo assolutamente, perché è un mestiere che non ti abbandona mai, devi essere pronto ad ogni ora del giorno e della notte, perché con l'America si lavora di notte per il fuso orario, e devi stare sempre allerta, devi essere sempre in forma, devi essere sempre seduttivo, perché per convincere un autore bisogna anche sapere esercitare questa nobile arte, e quindi altro che sport, bisogna essere molto in forma sempre. Grazie di cuore a Mario Andreose, che spero davvero di ritrovare qui a Cortina. Grazie a chi ci ha seguito, siete in tantissimi, anche sul profilo della nave di Teseo, che ovviamente non voglio dimenticare. Mario, a presto a Cortina. Grazie Francesco, a presto, grazie, arrivederci. Grazie a te.